Innanzitutto buonasera a tutti da parte mia, da parte loro, e vi ringrazio di essere venuti questa sera qui all'Hotel Horizon per questa presentazione. Intanto ho detto l'Hotel Horizon e lo ringrazio per averci ospitato questa sera per poter fare tutto ciò. E ringraziamento speciale anche a Marco Bramucci di Futsal Marche, che è presente con noi. Un applauso. Detto questo, non aggiungo altro, andiamo avanti e passo subito la parola a colui che è l'anima di questa squadra, il presidente Michele Basso. Allora, io rinnovo i ringraziamenti a nome di tutta l'associazione a tutti voi che siete qui stasera e all'Hotel Horizon che ci ha ospitato e che ci ha dato questa sala e il ristorante per la cena, e ovviamente anche a Futsal Marche, non solo per essere qui presente stasera, ma anche per tutto il lavoro che fa quotidianamente tutti in questi anni. Come è nata questa associazione? Questa associazione è nata da un gruppo di amici, perché sostanzialmente siamo un gruppo di amici. Allora, innanzitutto mi devo scusare perché sono emozionato e perché non sono abituato a parlare. Dicevo, siamo un gruppo di amici che sono anni che abbiamo esperienza in questo campo, nel campo del calcio a 5, come dirigenti o come giocatori, e abbiamo questa passione, la passione del calcio a 5, e abbiamo deciso di fare questa associazione innanzitutto per divertirci e quindi per seguire questa passione in prima persona. Però è importante dire che noi siamo amici, però che ci siamo suddivisi in ruoli e abbiamo ognuno il nostro compito. E l'associazione andrà bene solo se ognuno sa qual è il proprio ruolo e ognuno farà bene il proprio compito. E tali ruoli e tali compiti sono all'interno dell'orario di allenamento e delle partite. Poi ovviamente come finisce l'allenamento ritorniamo a essere tutti amici, quindi siamo tutti, diciamo, alla pari. E l'obiettivo dell'associazione, l'obiettivo primario è quello di migliorarsi, di crescere sia a livello sportivo e sia a livello di soci, quindi creare attenzione all'interno dell'associazione e dell'ambiente del calcio a 5 marchigiano e fermano. Come è stata la nascita dell'associazione? È stata abbastanza naturale, e come è stata naturale anche la scelta del nome, che è Futsal Monteranaro, perché esprime due concetti: uno, quello che facciamo, cioè giochiamo a calcio a 5, giochiamo a futsal, e la seconda cosa è di dove siamo in Monteranaro. Tra giocatori e dirigenti ci sono 28 persone di Monteranaro, e anche nella scelta del logo, dello stemma, abbiamo scelto i colori giallo e blu, e abbiamo messo un pallone, abbiamo messo le colline e le spie di grano, proprio per rimarcare il nostro senso di appartenenza al futsal e a Monteranaro. Un altro obiettivo che è secondario, ma che non è meno importante, è che l'importanza che noi abbiamo sentito
e la stima che noi abbiamo sentito in questi mesi, perché siamo nati a luglio, quindi sono appena 2 mesi, 3 mesi, la vogliamo ricambiare in qualche modo nei confronti dei tifosi, dei simpatizzanti e della città, agendo anche nel sociale e in ambito benefico. Ancora non abbiamo fatto iniziative, però il nostro diciamo, progetto è quello di fare anche iniziative in ambito sociale. Riprendo un attimo la parola ringraziando Michele, un applauso. Ecco, come ha detto Michele, squadra di Montegranaro che gioca a futsal. Tra noi abbiamo l'assessore allo sport di Montegranaro, Andrew Baldi, al quale darei la parola un attimo per il discorso. Prego Andrew. A me fa solo piacere, ringrazio dell'invito. Tantissimi amici, questa sera era un po' difficile perché c'è un momento importante a Montegranaro che è la riapertura del giardino dei giochi di Viale Danci. Roberto Basso stava con me e mi ha detto: guarda, scusami con loro perché ci stanno anche ospiti da fuori, però il saluto del sindaco, degli altri colleghi dell'amministrazione comunale, c'è la consigliera Sara Di Chiara, mi fa molto piacere perché lei segue molto lo sport, io la vedo anche impegnata con le manifestazioni ciclisti, tutto quanto, quindi una vicinanza all'amministrazione comunale. Che dire, io vedo Francesco, vedo Di Memmo, vedo Diego, Michele, Cristiano, cioè, tanto ne dimentico tanti gli amici, cioè siete tutti ragazzi, Stefano, tutti impegnati da sempre nel mondo dello sport del calcio a 5. Marco Barbizzi, pure un carissimo amico, però qual è secondo me il principio che ha detto bene Michele alla fine? Cioè voi fate tanto per aggregare, per fare squadra, siete vicini al sociale, fate giocare quindi dirigenti e giocatori, 28 persone di Montegranaro, il senso dell'appartenenza è importante. Però mi permetto un consiglio, perché io anche in passato sono stato assessore allo sport, ho sempre trattato alla pari tutte le società, voi lo sapete, c'era una certa rivalità nel calcio 5, a me dispiaceva perché poi persone del paese che magari si può essere rivali in campo, ma poi si può essere amici nella vita, il giorno dopo ci si vede, ci si porta in giro. I miei migliori amici sono milanista, come ho sfregato, ma i miei migliori amici sono juventini, quindi figurati anche parenti tuoi. Quindi è il bello dello sport, è quello anche di potersi canzonare tutto quanto. Quindi voi, io sono stato molto contento quando Diego mi ha detto di questa idea che avevate avuto. Ho subito detto: gli spazi bisogna conquistarseli. Quando ho telefonato ad Agostino, faccio un aneddoto, che è il gestore Pavoni della palestra, mi ha detto: guarda Andrew, io conosco Michele Basso, un amico Piero Crepubilli che non avevo visto prima, però Piero è del basket, quindi è un aggregato proprio amico. Beh, ha detto, Michele è una persona precisa, io so benissimo che se si prende un impegno lo porta avanti con serenità. Quindi penso che non avete avuto problemi per gli orari. C'è anche un'altra squadra a calcio, mi pare che gioca giungolmente la Serie D, la Juventina, quindi ci sarà il derby. Rispettandomi, sono dei tifosi della Juventus sfegatati, quindi io sono tranquillamente neutro, vengo a far tifo per Montegranaro, quindi voi lo sapete. Qualsiasi cosa ci avete bisogno nell'amministrazione comunale, cerca di fare il possibile nelle proprie possibilità. Scusate il gioco di parole, le società ne sono tante, anche nel basket, e voi fate conto, nello scorso anno vi faccio degli esempi per capire che se tante volte un'ora in più non si riesce a avere, è perché magari anche negli altri sport, cioè, le strutture sono sempre poche. Sono. L'anno scorso si sono fondati i Rangers, immaginate, in promozione entrambe le squadre, qualche problemino, anche quest'anno si sono messi d'accordo, hanno gli stessi orari, fanno lo stesso campionato, logicamente su una squadra sale di categoria e soprattutto se c'è il settore giovanile c'è una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale deve privilegiare le squadre del paese e se c'è il settore giovanile, perché ci vuole ricambio e soprattutto impegnare i giovani per lo sport. Quindi un forte in bocca al lupo, un ringraziamento, mi scuso se non posso rimanere con voi, anche l'amico Melchiori, cioè, vedo poi man mano che vi vedo, cioè, li conosco tutti perché c'è, cioè, l'appartenenza allo sport, tutto quanto, falendo, cioè, vi conosco tutti, so che farete sicuramente bene. L'importante, ecco, non deve essere secondo me vincere necessariamente, perché a tutti piace vincere, però uno stile, che la squadra di Montegranaro si possa connotare fuori di Montegranaro. Con mio, quando ho fatto quella telefonata a Agostino, gli ho detto Michele Basso, non ho dovuto finire di niente, che mi ha detto no, persone serie, so che rispetto gli impegni, Cristiano lo conosco da quando faceva il militare in comune, quindi so benissimo di chi parliamo e con quali persone sto praticamente a collaborare. Quindi in bocca al lupo,
datevi da fare, poi se arriva la vittoria del campionato ovviamente. Grazie speciale ad Andrew e a tutta l'amministrazione comunale ancora. E vado subito a passare la parola al vicepresidente di questa squadra, Cristiano Ciccioli, che ci illustrerà a noi un po' di cosette. Buonasera a tutti, grazie Danilo, grazie Andrew. Due parole sulla rosa, perché comunque sia giochiamo a calcio a 5 e quindi abbiamo una rosa. Abbiamo fatto una rosa di ampia, perché siamo intorno alle 20 persone, tra vecchi vuol dire persone che hanno giocato già nel campionato di Serie D e nuovi, quindi sono la prima esperienza in questo campionato. Tutto questo per dire che secondo me siamo una buona squadra, ma dovremo innanzitutto conquistarci un meritato, come posso dire, non abbiamo obiettivi, quindi il nostro obiettivo è divertirci. Soprattutto abbiamo fatto la scelta di due persone che sono il mister e il vice Andrea Vita e Francesco Biondi, che sono due persone che hanno esperienza in questo mondo del calcio a 5, è tanti anni che la seguono, quindi noi abbiamo fiducia in loro e soprattutto la squadra ha fiducia in loro. Un'altra cosa, abbiamo cercato di creare una persona, di scegliere una persona più che altro che ci dia una garanzia per tutti noi, sia la parte societaria che la parte dei giocatori. Abbiamo creato un responsabile dell'area tecnica, che è Sebastiano Di Memmo, perché secondo noi lui ha esperienza e professionalità per fare il giusto arbitro tra tutte e due le cose, per avere quell'esperienza che magari può mancare a qualcuno di noi, soprattutto in società o in mezzo al campo. Quindi noi siamo sicuri che Seba farà un grande lavoro. Con questo voglio chiudere con gli obiettivi stagionali, che non ne abbiamo, perché il primo obiettivo è divertirsi, però allo stesso tempo secondo noi abbiamo, o perlomeno abbiamo ambizioni, possiamo arrivare a fare i playoff, che saranno magari secondo me un bel risultato, però a questo dovremo andarci piano piano e mano a mano che ci arriveremo. Quello che voglio dire è che secondo noi abbiamo le potenzialità e la squadra per farlo. Con questo non voglio dire che ci dobbiamo arrivare, ma vediamo, possiamo dire la nostra. Il ringraziamento a Cristiano, adesso la parola torna al presidente per fare alcuni ringraziamenti. A te la parola, Michele, e per illustrare come siamo, come ci facciamo conoscere nel nostro territorio. Grazie. E ricordo che ci potete seguire sul sito internet, che è attivo da ieri, da oggi, che è futsalmoderonato.it, e ci potete seguire sui social network, sono sulla pagina Facebook, su Twitter, che cercheremo di mettere live i tweet delle partite, su Instagram per vedere alcune foto, e su YouTube dove metteremo anche dei video e, se ci riusciamo, anche le partite. E poi ringrazierei ad uno gli sponsor, i nostri partner, che sono Ristorante Verde Pistacchio, Bar Paradise, Tabaccheria Farina Fernanda, Clam Style. Un ringraziamento ancora, e adesso già l'ha accennato il nostro vicepresidente Cristiano, presento un attimo i nomi dello staff tecnico e poi andremo con la grande novità di questa squadra che tutti attendono. Allora, intanto l'allenatore Andrea Vita, un applauso. Il vice allenatore Francesco Biondi, responsabile area tecnica Sebastiano Di Memmo, dirigenti e accompagnatori Marino Burini e Fianchini Andrea, che è un po' di male per la
Che entri, un ringraziamento soprattutto a Sara per essere venuta con noi a presentare questa maglia. Il capitano Luca Petrocchi, il vice Stefano Belli, il portiere Giudice e il grande Cattini. Questi sono i nuovi ufficiali della Giunta di Monte Granaro, stagione 2015-2016. Allora, prego. Ragazzi, c'è la banda lì. Le emozioni, signor Bello. Ragazzi, che genere.